Buongiorno, per la discussione siamo in compagnia di Mirko Frattarelli, giovane imprenditore a capo di una microimpresa. Quali sono le difficoltà delle microimprese e qual è la prospettiva delle piccole imprese guidate da giovani? Ma sì, io ho una piccola attività aperta da 5 anni e mezzo, aperta con tanta fatica. E quindi anche dal punto di vista appunto personale sono stato in grado, insomma, di capire quali sono le difficoltà. Innanzitutto il governo centrale potrebbe benissimo istituire un ministero dedicato all'occupazione giovanile e alle nuove imprese che nascono in Italia. Ricordiamo che l'Italia è un paese che pullula di piccole e medie imprese, quindi c'è bisogno di sostegno concreto, non solo nuovi tipi di finanziamenti, bandi, ce ne sono anche tanti europei, ma c'è bisogno di soprattutto uno sportello dedicato nei territori che riesca appunto a garantire un percorso di accompagnamento alle imprese che vogliono aprire, le ragazze e i ragazzi in Italia. A suo giudizio le piccole imprese potrebbero rilanciare l'economia d'Italia o creare occupazione, soprattutto giovanile? Assolutamente sì, mi riferisco ovviamente sia alle imprese che potrebbero aprire nelle periferie delle città, che sono quelle che vivono un po' più malamente l'anima commerciale, ma mi riferisco anche al turismo, al commercio del turismo, no? Quindi al commercio balneare, agli stabilimenti balneari o a tutte le imprese che ruotano intorno al turismo. L'Italia è ovviamente il paese del sole, il paese della cultura, quindi si può creare un indotto importante intorno a questo fenomeno che poi è il turismo, che purtroppo molto spesso non viene veicolato nella maniera giusta e promosso nella maniera giusta. Infine, che soddisfazioni dà essere a capo di una piccola impresa? Se dà soddisfazioni sia, diciamo, economiche, ma anche come protagonismo e vitalismo imprenditoriale? Ma sì, innanzitutto, diciamo, è un mestiere che gratifica, perché io non sono solo un imprenditore, ma sono anche operaio della mia piccola azienda, quindi Sono imprese che danno soddisfazioni ovviamente se gestite nel modo corretto e soprattutto se c'è veramente, come dicevo prima, un reale sostegno, perché troppo spesso le piccole aziende vengono lasciate sole ai margini e questo, diciamo, non è corretto, spesso ci si deprime, però l'anima commerciale, chi la ama e chi la vive, sicuramente non deve trascurarla. Infine, brevissimamente, lei consiglierebbe a un giovane di fare l'imprenditore? Assolutamente sì, so di andare controcorrente, però insomma, ripeto, una volta che ci si butta dentro è una attività che soltanto l'imprenditore può dargli benzina, quindi deve assolutamente andare avanti ed è, insomma, fare l'imprenditore è bello perché gratifichi te stesso ma anche le persone che assumi e che lavorano insieme a te. Bene, ringraziamo Mirko Frattarelli, piccolo imprenditore, e buon lavoro a lei. Grazie a voi, buon lavoro.